Questo cos'è? Cosa sarà? Non lo so, leggi. Ora guardo attorno a te, non ti immagini chi c'è, non mi dar dell'antipatica, sono bruttina ma simpatica. Guardiamo, chi è bruttina ma simpatica qui? Alzi la mano chi è bruttina ma simpatica. Intorno, anche davanti volendo, puoi guardare, mi dicono. Scusi, signor Tardelli, anche di qua? Circolare? Ah, amore mio! Di questo io l'ho detto all'autore che non te lo saresti. Cioè raccontare, perché non sembri per comunque niente bruttina. Non ero d'accordo con la presentazione, Caterina, perché ho detto ho appena partorito, non mi sembra carina come presentazione. Hai appena partorito, complimenti. Sei diventata mamma da quanto sì, tempo? Sì, 5 mesi. Ma complimenti. E noi nonno. Sei nonno Tardelli. Però così. Come si chiama tuo figlio, tua figlia? Sono due. Doppietta. Molto belle. Deve. Ma che fortuna. Tancredi sì. E Fiamma, lo dico io. Bravo. Una un po' snobbina, l'altro molto simpatico. Ma sono appena nati 5 mesi. No, perché l'altro giorno sono entrato in casa e ha cominciato a piangere e allora... Quando mi ha visto ha cominciato a piangere, ha detto troppo snob per me. Ma perché, scusate, quando... Quanto è bello avere un fratellino, perché poi è nato anche un fratellino. Sì, mi ricordo. No, perché stavo cercando di raccontare che sarebbe arrivato un fratellino. Tu quanti anni e allora hai, Sara? Cercavo di fargli trovare delle cose. Beh, a 12 anni ti arriva un fratellino, anche no. No, era un fratellino poi da una mamma diversa. Allora dovevo spiegargli un po' di cose, perché io sentimentalmente sono sempre stato un po' birichino. Un po' vivace, diciamo. E allora vivace, cercavo... si dice vivace. E allora cercavo di spiegargli che sarebbe stato un fratellino. Però lei... conosceva la mamma... Sì, come no. Vivace, non vivacissimo. Sì, vivace. Caterina ha detto vivace. Ecco. E allora cercavo di spiegargli un po' le cose. Lei l'aveva già capito, naturalmente. E quindi voi tu e Stella Pende, seminavano questi libretti. Stella, una bravissima giornalista, sta facendo delle inchieste meravigliose. Sì. Ciao Stella. Sì. E avete comprato dei libri, quanto è bello avere un fratellino, ma ti hanno convinto? No, anche perché è un po' strano che improvvisamente alzi il tovagliolo della colazione e trovi un libro così, tiri sul cuscino e ne trovi un altro, cioè dici c'è qualcosa che non va, a parte che l'avevo già capito e quindi poi alla fine l'ho detto io, ho detto guardate che io l'ho capito, state tranquilli, sono contenta. Sì. E li messi tutti tranquilli e così sì. Nacque Nicola. Sì. Anche lui era bruttino ma simpatico, come detto di Sara? Sì. No, Sara non era bruttina, era simpatica. Sara aveva un po' di capelli così quando è nata. Scusate, ma qui è Sara o Nicola? Io non capisco. Io? No, questa è Sara, sei tu? Questa è Sara. Ma bruttina per niente. No, era bellissima, c'avevo delle foto. Però quando è nata aveva questi capelli che mi hanno fatto... Com'erano così? Sì, tutti, un po' come Collovati. Capisci come sono cresciuta? Come Collovati, stai bene vestita così, mi ricordi. Sembrava Furino. Che era un ricetto, via. Ma che bello sei diventato nonno, non lo sapevo. Io lo so purtroppo. No, infatti sono... oggi ti aspettano ragazzi. Oggi è venerdì, i nonni servono il weekend, servono il weekend, mamma stai venendo? No, sono meravigliosi, devo e dire. E invece Nicola no, è giovane. È giovane Nicola, sì. Quanti anni ha? 28 anni. 28 anni, calciatore? Sì. Ma per niente. Ma insomma calciatore, gli sarebbe piaciuto, però aveva i piedi della madre e la testa del padre, sicché non poteva fare il calciatore. Scusate, c'è Sara, volevo conoscere anche Nicola. Prego. Caro papà, come sai non sono pratica a fare queste cose, ma Sara mi ha assolutamente convinto, io ho ceduto. Volevo solo dirti che ti voglio bene, ma lo faccio. Allora, qui è scattato il... Hai capito Nicola Tardelli? Sì.
È come il padre. Chi ha detto come il padre? Chi l'ha detto? Tutte, ditelo, Ecco, Maddalena, guarda, Maddalena, certo sarebbe bello però, Sarebbe bello Montella Tardelli. Com'è? Non è, perché ha una figlia, Maddalena. Ci organizzeremo, non è male per niente. Sara, secondo me ti conviene venire qui perché devo aprire un cassetto un po' bollente. Va bene. Vieni, vieni con me, vieni da me, in mezzo alle mie amiche sciure. Vieni, vieni. Ciao. Ciao. Allora, a un certo punto della tua carriera sei detto tanto. Abbastanza. Tant'è vero che... No, aspettate che me lo so perso il cassetto, E a un certo punto compare nella tua carriera anche il numero 8. Ce l'ho sempre avuto dall'inizio, non è che compare. Ce l'ho sempre avuto dall'inizio. Non mi fa stare così. Stop. Semaforo rosso. Ridammela. Perché 8? Scusa, stop. Lei l'ha detto prima nella presentazione, no? Cioè, ah, l'ho detto pure? Sì, insomma, una donna famosa ha dato un 8 a Tardelli che vale molto. L'8 dato da Moana, insomma, vale come un 15 normalmente. Ma no? No, se dovrei... Vogliamo solo sapere come vi siete conosciuti. Era bella e intelligente. Oh! E dove vi siete conosciuti? Una serata, ma ora... Ora non fai il pago. No, un ristorante. Un ristorante. No, ma la cosa è andata avanti per anni, nel senso che hanno raccontato questa cosa, ma in realtà sono stati 2 giorni, 2 volte che l'ho incontrata. In un ristorante, sempre in un ristorante. Tutto in questo ristorante? Scusate. Amo mangiare, io amo mangiare. No, lo sappiamo che tu ami mangiare, anche se sei in perfetta forma. No, non inquadrate Sara, che è già imbarazzato. Però l'ha detto prima, lui era un po' birichino, ecco. Quindi avete mangiato tanto. Pensa io quando ho scritto il libro con lei, che mi ha fatto solo domande su questo. Allora scusami, Sara, no, prendi il mio posto, chiedi tutto su Moana. No, tu puoi. L'abbiamo già fatto. Ma in televisione non è che il momento ma si lega. Ma Caterina, giornalisticamente parlando, interessava capire il personaggio Moana. Di Moana. Ho capito. E cosa hai capito da questo personaggio era, di Moana Pozzo? Che era una donna assolutamente intelligente e coraggiosa perché ha cambiato una parte del pensiero dell'Italia. E tuo padre modo. Perché solo 2 giorni? Perché si vede perché che era troppo intelligente. Grazie Sara, grazie. Comunque oggi Marco Tardelli, tranquillo, non è più birichino, basta Playboy. Lo incontro spesso in giro con Mirta Merlino, giornalista alla 7, quindi tutto a posto. Ti piace Mirta? Certo. Quindi non ho chiamato Mirta per farti fare nessun videomessaggio, perché così la prossima volta torni direttamente con lei. Credici, dimmi, Caterina, credici. Credici. Grazie.